dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo gli disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco conceperai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, che nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco, la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne, acclamazione al Vangelo, Salmo responsoriale numero 112, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. E dalla prima lettura dal libro del profeta Isaia ci è stato dato un figlio. Oggi, cari fratelli e sorelle, la Beata Vergine Maria, una festa dedicata alla Beata Vergine Maria, e come avete ascoltato dal Santo Vangelo, lei è stata la prescelta del Signore per far nascere il Messia di Israele, di tutti i cuori, proprio nella sua scelta. E Dio ci ha fatto capire che l'umiltà insieme all'obbedienza è le più grandi regole che il Signore ci ha dato nella Santa Chiesa Cattolica. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.